Ero col gatto e la volpe. Ho fatto un mutuo alla banca dei paesi dei balocchi. Ragazzo mio. Mi hanno detto che posso saltare tutte le rate che voglio. Pinocchio, ancora con queste bugie. Lasciate perdere le favole. Trasferite il vostro mutuo al Credito Valtellinese con spread da 1,50%. Gruppo bancario Credito Valtellinese. La verità è che conviene. Centro Arredi Metal Mark. 365 giorni di grandi offerte a prezzi incredibili. Quantità, qualità, prezzo. Questa è la nostra forza. Saldi, saldi, saldi! Con sconti fino al 70%. Le migliori marche al prezzo di fabbrica. Prezzi super convenienti per combattere la crisi e rilanciare il mercato del mobile. Cucina 3,15 m lineari completa di elettrodomestici. Prezzo bloccato a 1.190. Cucina Tropea a partire da 1.850. Cucina Barcellona a partire da 1.650. Colori moda per l'ampia esposizione di soggiorni, tutti componibili a partire da 399 euro. Oltre 60 modelli di camere da letto moderne e classiche a prezzi incredibili. Camera matrimoniale completa a 490. Camera a partire da 899. Grande esposizione di divani in tessuto a partire da 299. Saldi, saldi, saldi! Su tutti i mobili in esposizione e su quelli ancora da ordinare. Centro Arredi Metalmark, Orzinuovi, Brescia, in via Atua 36. Vorremmo comprare un divano, ma siamo sicuri che resistano? Possiamo provarli? Anche noi! No clouds in my stones, let it rain. Via Gutenberg 26, Poncarale. Telefono 030 25 48 934. www.bv-divani.it. La casa dei sette nani è piccola. Apri un mutuo? Lo possono chiedere solo le belle ragazze come te. Davvero? Basta dare un morso a questa bella mela. Signora, ancora con queste bugie? Lasciate perdere le favole. Mutuo a tasso variabile con spread da 1,50%. Gruppo bancario Credito Valtellinese. La verità è che conviene. Maybe I didn't treat you. Vi aspetto presso lo showroom Boutique dell'Arte. Oltre a tantissime collezioni di stupende pellicce, troverete anche le nuove linee di piumini e montoni sportivi e chic. E non dimenticatevi di portare tutti i vostri capi usati. Da Boutique dell'Arte hanno un grande valore. Venite a trovarci, vi garantisco sarete soddisfatti. Alla Valle dei Fiori a Mantova, Garden Show delle Rose, la più grande mostra d'Italia con esposizione e vendita di rosai in vaso dal diametro di 15 a 120 cm. Trovi inoltre un grande assortimento di piante annuali. Valle dei Fiori, via Parma 28 Mantova, aperto tutti i giorni. Con il mio mutuo, ora ho una casa di 18 piani. Che casa grande che hai! Per imbrogliarti meglio. Anch'io voglio un mutuo così. Basta il tuo cestino! Lupo, perdi il pelo ma non il vizio, eh? Lasciate perdere le favole. Mutuo a tasso variabile con spread da 1,50%. Gruppo bancario Credito Valtellinese. La verità
è che conviene. Amici a TSP, TSP è lieta di presentarvi Amo Clima, caldo pellet, naturale benessere. Amo Clima è una gamma completa di stufe a pellet ad aria o idro. Stufe a pellet che riscaldano perfettamente e meravigliosamente la vostra casa, regalandovi il piacere di risparmiare sulle spese di riscaldamento annuali. Oltre all'altissima qualità dei prodotti, Amo Clima vi offre in questo periodo 3 promozioni assolutamente imperdibili. Potrete scegliere tra un finanziamento personalizzato a tasso zero, oppure la rottamazione della vostra vecchia vecchissima stufa, oppure 10 quintali di pellet se acquistate una stufa pellet ad aria o 20 quintali di pellet se acquistate una stufa idro. Non perdete tempo, chiamate subito i nostri uffici per fissare un appuntamento con un tecnico per un sopralluogo gratuito a casa vostra. 2 le ragioni per chiamare immediatamente: otterrete un maggiore calore a casa vostra e una riduzione delle vostre spese di riscaldamento. Chiamate immediatamente TSP, in aggiunta a questo anche Incentive Card, un valore aggiunto sul vostro acquisto. In questo periodo i possessori dell'Incentive Card potranno acquistare il pellet certificato di grande qualità a soli 3,50€ al sacchetto. Vi aspettiamo! Italfil vi presenta una grande novità, la serie di graticole Maxter, un prodotto made in Italy. Le nostre graticole in filo metallico di nuova concezione sono dotate di un sistema innovativo che permette di richiudere i piedini e i manici contemporaneamente, in modo che la graticola possa occupare il minor spazio possibile. Grazie alle sue ridotte dimensioni è possibile lavarla in lavastoviglie, garantendo così la massima igiene e comodità. Le graticole della serie Maxter sono in vendita nelle migliori ferramenta e nei negozi specializzati. Richiedetela alla vostra ferramenta di fiducia. Un ben trovato a tutti dal vostro Giorgio Mastrota. Vi voglio parlare oggi di un'azienda italiana, una bella realtà italiana, Beta Planet, che da oltre 35 anni progetta, produce e installa sistemi di sicurezza. Di questo vi voglio parlare oggi. Come sapete, da qualche tempo nelle nostre famiglie si è venuto a creare un nuovo problema, il problema della sicurezza. Oggi in Italia, questo non lo dico io, bensì i principali centri di ricerca e statistica, ogni 2 minuti vengono commessi un furto, una rapina, un'aggressione. Un furto su 3 avviene con la presenza di persone in casa, ma vi rendete conto? Persone sole o anziane che vengono aggredite e magari picchiate per qualche decina di euro, famiglie derubate in piena notte, questo avviene tutti i giorni purtroppo. Oggi possiamo finalmente dire basta a tutto ciò, possiamo dire basta alla paura. Fai come me, dotati di un sistema Angelo di Beta Planet, un nuovo concetto di antifurto che protegge, rileva, ascolta con un unico sensore, osserva con le sue telecamere integrate, interviene con la forza della sua centrale operativa e tutto ciò gestito semplicemente con un dito. La soluzione Angelo di Beta Planet ti protegge ovunque tu sia, a casa, al lavoro, nel tempo libero, la vostra famiglia, che è la cosa più importante, ma anche la vostra casa, saranno protette da un unico sensore che, posizionato nel cuore della casa, è in grado di proteggere tutte le porte, tutti i vetri, tutti gli infissi. Un unico sensore a protezione della tua famiglia, della tua casa. Questo è il sensore SBS esclusivo prodotto da Beta Planet. È un sensore a doppia rilevazione, in grado di rilevare 2 eventi naturali: la variazione dell'onda di pressione fra esterno e interno e l'onda d'urto contemporaneamente. La rilevazione contemporanea di questi eventi permette di rilevare il tentativo di aggressione prima che venga commesso. E allora chiamate il numero in sovraimpressione. Un tecnico specializzato di Beta Planet farà un sopralluogo gratuito a casa vostra. Senza impegno d'acquisto vi spiegherà tutto ciò che c'è da sapere sul sistema Angelo di Beta Planet. Dite basta alla paura, telefonate subito, chiamate ora e non dimenticate, è importante, di chiedere al tecnico le procedure per avere la detrazione fiscale del 50%, perché la sicurezza è importantissima, ma associarla anche al risparmio economico
non è male. Fate come me, dotatevi di un sistema Angelo di Betaplanet, un allarme che finalmente ci donerà la serenità. Per la tua pubblicità sulle nostre emittenti, chiama il numero 030 28 15 15. Eccoci tornati in diretta qui a Buona Giornata e arriviamo a parlare un attimo del nostro territorio, prima di salutare Maurizio, perché prima della pubblicità ci siamo lasciati con questo suicidio a nave, nave paese, di un imprenditore, un giovane imprenditore di 36 anni con 3 figli. Ai piedi della Maddalena, officina meccanica, 3 figli, si è suicidato, lasciato solo ancora qui a Brescia, non in capo al mondo. Giustamente quello che hai detto tu è vero, il suicidio è un atto di vigliaccheria, non si può lasciare 3 figli così, devi lottare, nonostante tutto, nonostante la difficoltà che non conosciamo nell'esattezza dell'aspetto economico, perché alla fine se scaverai è un aspetto economico dell'azienda, non puoi lasciare i tuoi figli a dover decidere, non prendo l'eredità o prendo l'eredità con beneficio di inventario perché mio papà mi ha lasciato questa cosa qui. Poi è anche vero che nel momento in cui ci sono queste grosse difficoltà, purtroppo c'è ancora l'usura, arrivo con la telefonata, sì. Usura o altre... Ci sono dei personaggi loschi che girano intorno a queste situazioni. Che spiccano su questi momenti di debolezza, dei momenti di solitudine dell'imprenditore, perché ricordiamoci che gli imprenditori in queste situazioni sono soli. Sono soli, lasciati soli dallo Stato, dalle banche. Da tutti. Perché non gliene frega niente, non c'è più il rapporto magari di che c'erano anni fa, e qui torniamo al discorso che facevamo in un'altra puntata del sostegno, no, del direttore di banca. Che poteva intervenire, poteva fare da cuscinetto, poteva fare anche da confessore, tra virgolette, di una situazione. Stiamo andando verso anche un discorso di banche robot, in cui se il computer dice benissimo, se no niente. Questo aspetto qui va bene come uniformità, anche queste sono normative che vengono dalla Comunità Europea, per tornare a bomba, ma dobbiamo anche trovare un aspetto umano nelle decisioni, perché se siamo fatti di carne e ossa dobbiamo anche servirci delle macchine per agevolare la nostra vita, servirci delle soluzioni tecnologiche digitali, sì, ma dobbiamo anche avere la forza di avere l'aspetto psicologico, di fare un cordone sanitario intorno a queste situazioni e di avere un dialogo con queste persone per potergli dare anche una via di uscita. Quello che dicevamo prima, l'importanza della la parte psicologica e anche la parte importante del non sentirsi completamente soli, perché è una piccola, c'è, anche lui è una piccola Grecia, anche lui è una piccola Grecia, cioè nel senso ogni realtà potrebbe trovarsi nel suo aspetto economico, non dobbiamo lasciarli soli nel non dialogare, non avere un supporto di qualcuno che ti possa confortare e trovare una soluzione e dire anche sì, devi fallire, ma puoi fare questo aspetto qua di ammortizzatore, troverai un altro lavoro, aiuterai la tua famiglia a sostenere in quel momento, ci sono le soluzioni, sì, ci sono tante associazioni che aiutano, ci sono tante soluzioni, ma non lo sai, sei lasciato solo, non lo sai che strade ci sono, devi saperlo, devi essere informato. Anche qui questa cosa mi ha fatto molto dispiacere leggerla ieri. Tra le mille cose anche che stanno succedendo, ci interessiamo di Grecia, di qui. Ok, fa parte dell'attualità. Non guardiamo sotto qua. Non guardiamo, esatto. Sotto il campanile. Casa, vicino casa. Veramente sono rimasto personalmente molto... mi è dispiaciuto molto, perché ogni volta che leggo queste notizie di un imprenditore che si suicida, è una sconfitta per tutta l'economia, per tutti noi. Pronto? Scusami ancora, Cristian. Velocissimo, Giampiero, perché devo salutare... Sono perfettamente d'accordo con l'ospite. Il suicidio è un atto di debolezza, perché se uno proprio è disposto a quella strada lì, almeno che ci porti dietro qualcuno. Io, se dovessi arrivare a un atto simile, non vado via da solo, siamo pur certi. Non esageriamo. Aspetti, non esageriamo dall'altra parte. Aspetti, non facciamo stragi. Sta qua e non portarti via nessuno. Esatto, stia qua con noi, stia qua con Cristian la mattina, che passa una giornata serena. Ci sono delle cause, no? Quella è una conseguenza, ma prima ci sono delle cause.
qualche causa ce l'avrà questo imprenditore, perché non penso che sia tutta opera sua. Ci sarà stato qualcuno che ha contribuito a portarlo a quel livello lo lì. Lo dico, guardi, l'ho detto la prima cosa, è un aspetto come se fosse una piccola Grecia. Sì, poi non parliamo del caso specifico perché non lo conosciamo. Non lo conosciamo. Questo è un esempio dei tanti imprenditori che comunque si suicida. Se c'è qualcuno che ha causato questa cosa, deve andare lì insieme a lui. No. Va bene. Grazie Giampiero, Carlo. La tristezza era solo per l'evento che è successo. Certo. La tristezza personale e non solo guardando il denaro. Questo ci serve, questo episodio che noi non conosciamo nel dettaglio e non ne vogliamo parlare nel dettaglio perché non lo conosciamo, però è un esempio di tantissimi imprenditori e lavoratori anche che si trovano senza lavoro, senza sostegno e nello sconforto più totale. Purtroppo non siamo tutti sempre delle rocce a livello psicologico e alle volte la via più estrema può sembrare l'unica via di soluzione. Cristian, se mi vorrei ancora ospite, una volta parleremo invece delle aziende che i lavoratori hanno rilevato l'attività dell'azienda. Quindi diamo un segnale positivo. Citeremo nomi e cognomi di 3 o 4 aziende che tramite le cooperative, utilizzando quello che c'è, hanno i lavoratori stessi, sono diventati imprenditori di se stessi e stanno andando avanti a produrre e avere una possibilità di lavoro. Quindi, stante le difficoltà che ci sono, la gente si rimbocca ancora le maniche. La stessa cosa, la piccola Grecia, la piccola soluzione. I lavoratori diventano imprenditori anche in una cooperativa. In una cooperativa e rilevano c'è la legge Marcora, andremo a dare queste piccole segnali che ci sono e che vengono dal territorio e che danno segnali di speranza e di possibilità di futuro. Questo come in Restart, che ogni mercoledì c'è Restart. Ogni mercoledì 21:45. C'è Restart, oltre alla Crisi Plus Italiano, dove portiamo gli imprenditori a parlare di cose positive. Adesso ci sono Restart d'estate, le repliche. Mi invito a vedere, sono bellissime puntate che abbiamo portato. Riprenderemo a settembre. Ricordiamoci sempre che il cerino sfregato nel buio fa più luce di quella che crediamo. E dopo questa perla di saggezza, ti ringrazio per essere stato con noi, grazie mille. Alla prossima. Andiamo in pubblicità e poi cambieremo argomento. Saluto i tuoi ascoltatori.